Benvenuti nella vita di format dove scopro la vita delle persone di cui mi sono sempre chiesto: ma che vita ha questo? Episodio speciale perché ho preso il Covid e ho intervistato quindi l'unica persona che potevo. Marcello Ascani. Scusa, sono in colla, arrivo subito, ti apro. Aspetta che non mi ricordavo che doveva arrivare. Entra, entra, entra. Sono andato a trovare Marcello nel suo bilocale a Milano, dove si è appena trasferito. Nell'ultimo anno ha vissuto sempre a Milano, ma in un hotel che si chiama 21 Way of Living, mentre adesso è in una casa vera. Ma io pensavo di trovarti da 21 Way, un anno che mi sono tutte le storie in quel posto. No, in pratica ho vissuto per un anno da 21 Way. Ogni volta che tornavo dai miei viaggi in Italia o tornavo a casa dei miei, io tornavo a Milano però prendendo Airbnb, venendo ospitato da amici. Dalla pandemia in poi sono sempre stato da 21 Way of Living, quindi quell'hotel è diventato la casa mia. Però adesso inizio a necessitare una casa vera, anche cucinarmi. Poi io vado comunque da 21 Way a lavorare spesso. Non abbiamo le tasse, quindi te la metto nel bicchiere, la pisana. Cioè ce l'abbiamo, sono tutte lavate. Siedi, che ci mettiamo sul tavolo. Siediti, siediti. Vabbè, bevo pure un po' io. Mo ti chiedo un po' di cose. Aspetta che la stoviglia, la blocco un secondo. Il tuo canale racconta della tua vita e quindi mi chiedo come mai abbiamo bisogno di fare un'intervista dove racconti la tua vita per scoprire la vita delle persone, se tu già racconti la tua vita sul tuo canale. È una cosa ridondante, inutile. È molto ridondante, lo stiamo facendo perché ho il Covid e dovevamo registrare un altro episodio con una persona vera, ma non si può fare. Inoltre io racconto la mia vita sul canale, ma in realtà faccio un numero limitato di video, tutta una serie di cose che io non racconto più della mia vita. Tanta gente non lo sa, poi la gente guarda un video sì, certo no, non sa niente in realtà di me. La gente mi chiede ancora che lavoro faccio dopo 700 video che ho fatto di questa roba. Quindi questo vorrei che fosse un video onesto su com'è la mia vita per davvero. Prima ti faccio vedere una casa che magari ti piace. Dato che si è appena trasferito, mi ha fatto fare un piccolo tour nel suo bilocale, anche se non era completamente arredato ancora. Allora, siamo in un bilocale, ho rimandato anche la lavastoviglie nel frattempo. Questa è la cucina, era tutta non arredata, quindi tutte queste cose che ho vedete le ho dovute comprare da che il primo giorno che sono arrivato. Non è molto grande, nel senso che poi qua abbiamo il divano, non c'è nessuna televisione, ma io non la guardo, anche se per vedere Netflix una televisione forse servirebbe, solo che non c'è fisicamente lo spazio perché davanti a me c'è la cucina. La casa è arredata fino a un certo punto, questo divano era già qua, tutti i mobili che vedete erano già qua, ma io devo aggiungere delle cose tipo una scrivania, non ho avuto ancora tempo di farlo. Abbiamo qua uno sgabuzzino piccolino, che è un'anticamera del bagno, che in realtà non è piccolissimo, e questa è la finestra dove mi sono affacciato prima. E poi invece usciamo e là c'è la camera, quindi continuo a camminare al contrario. Esatto, qua abbiamo la camera è ancora più grande probabilmente del salone, e infatti lo dovrò sfruttare per metterci qua la scrivania possibilmente. E niente, un bel patrimoniale, il materasso, i cuscini e tutto sono comprato, c'era solamente la struttura del letto. Questo armadio me lo tengo un po' grande, penso che io ho quattro vestiti in croce, stavo tutti fare la prima volta. E basta, sono sempre stato abituato ad avere tutta la mia vita in una valigia, che tra l'altro lo d'affitto pago 1.100 euro al mese, che è il prezzo con cui a Roma ti fai una casa grande esattamente il doppio nella zona in cui abito. Cosa fai tu durante la tua giornata? Il Marcello che non fai video. Che combina durante la giornata, nella vita di tutti i giorni? Ma guarda, è una domanda a cui spesso cerco di rispondere anche da solo. Ogni periodo di tempo la mia vita cambia. Per esempio, in questo periodo mi sono appena trasferito, ho una certa routine. Prima sono stato quasi 2 mesi in Cile, quindi la mia routine era completamente diversa. Ancora prima vivevo in un hotel da 21 Way. Comunque alternavo periodi di viaggio a periodi a casa. Ma anche i periodi in Italia spesso erano un cercare di concentrare nelle settimane in cui ero in Italia tutti quanti i miei impegni. Diciamo che attualmente la mia routine è svegliarmi, lavarmi, colazione, dopo colazione attacco a lavorare. Alle 9:30-10 iniziano le mie chiamate. Una costante della mia vita da quando ho aperto Flatmates in poi sono le call. Quindi la prima cosa che faccio è guardare il calendario, vedo cosa devo fare durante la giornata, in base alle chiamate organizzo la mia giornata. Le chiamate sono principalmente con il mio team, con i clienti. Generalmente pranzo a casa. Io mi sono imposto di staccare sempre dopo cena, quindi non posso lavorare dopo cena, anche se alcune volte vorrei. Tante uscite in realtà relative al lavoro. Ho incontrato 700.000 volte Michele di Flatmates. Spesso vado a lavorare da 21 Way se devo incontrare persone. Adesso non ho ancora il wifi qua, quindi se devo fare upload di file pesanti vado sempre là. Il mio problema costante è che nella vita sono uno youtuber e il tempo che dedico a YouTube è veramente veramente poco rispetto a quello che vorrei. Poi io sono costretto nella vita di tutti i giorni a stare appresso alle urgenze, quella chiamata, quella scadenza, quella presentazione da fare, quel video da chiudere in tempo, che alla fine non mi permettono di lavorare a lungo termine, e questa cosa mi fa un po' soffrire. E infatti io spesso cerco dei momenti in cui mi fermo. Sono quei momenti in cui faccio il punto e capisco come ridirezionare un po' la mia vita, se sto andando bene, se sto andando male. Ok, quindi la domanda che mi viene spontanea
Scusa il Covid anch'io. Adesso è i viaggi. Come ti sei organizzato? 2019 avevi deciso di diventare nomade perché sapevi che era magari l'ultimo anno che ti saresti potuto permettere di essere completamente libero. E poi purtroppo poi a metà il tuo viaggio è stato bloccato. Lo sappiamo tutti, l'hai raccontato mille volte. Dopodiché durante il Covid sei stato fermo. Poi hai fatto uscire un video che però dice che appunto hai ricominciato a viaggiare, che comunque fai 12 mesi in 12 città. E lo stai facendo veramente oppure ti sei bloccato di nuovo? Cosa stai facendo? Quel progetto ormai l'ho partorito 3 anni fa. Era un altro Marcello, quello che l'ha ideato, che non aveva un'agenzia, e ormai quell'opportunità è un po' andata. Diciamo, quello lo possiamo dare per morto. Poi lo scorso anno ho fatto uscire verso settembre questo video dove ho detto ricomincio a viaggiare. Mi ero detto di fare almeno un viaggio al mese. Ho iniziato bene perché Londra l'ho fatto bene, Dubai, con qualche anche viaggetto in mezzo. Sapevo che sarei andato in Cile, sarei stato per più di un mese in Cile, quindi il gennaio non ho viaggiato, me lo sono preso off. E poi sono stato più di un mese in Cile e adesso sono tornato. A parte il Covid, il prossimo viaggio sarà molto presto, quindi sui viaggi ci siamo. Il percepito che aveva il progetto che facevo prima era completamente differente. Prima ero un nomade vero e proprio, adesso sono uno youtuber che viaggia molto e va bene così. Se vedete, la qualità del contenuto è molto più alta adesso rispetto a prima perché ho imparato in questi ultimi 2 anni. Poi i video che ho fatto in viaggio sono stati molto apprezzati, specialmente Dubai e anche il progetto in Cile. Ok, questo per quanto riguarda i viaggi. Però tu nella vita, nel tuo canale, non parli solamente dei viaggi. I viaggi sono un aspetto di quello che fai. Ogni tanto parli di finanza personale e ogni tanto parlavi anche di produttività, crescita personale. Quell'aspetto se n'è un po' andato, non trovi? Allora, devo dire che io sono una persona che va a fisse. Il mio primissimo Maria Fisa Cartoon si chiamava Fisse. Inizio ad interessarmi a qualcosa, mi interesso così tanto che c'è solo quella cosa nella mia vita per un po', abbastanza presto passa, però mi lascia qualcosa, mi lascia degli insegnamenti, mi lascia qualcosa che poi mi tengo anche dopo nel mio bagaglio culturale. Per dire, ho avuto la fissa per la finanza personale a 18-19 anni, specialmente quando uno ha poca cultura finanziaria, e le prime cose che vedo online sono sempre il trading e diventa ricco subito e i guru e la motivazione, quella roba che poi lascia il tempo che trova. Cosa mi è rimasto? Mi sono rimaste le basi con cui io piano piano mi sono costruito la mia cultura finanziaria, con cui adesso comunque nel raccontare la mia vita racconto sempre anche l'aspetto finanziario. Allo stesso modo la produttività. Io sono sempre stato un fanatico del riuscire a gestire bene il proprio tempo, proprio perché io sono una persona disordinata, tende al disordine, tende a distrarsi. Su YouTube ho fatto uscire le mie varie challenge, i miei vari video sulle abitudini, dove sembrava che io fossi estremamente produttivo, estremamente organizzato. In realtà semplicemente era una cosa di cui mi ero ossessionato e io raccontavo quello che sarei voluto essere, non quello che ero. Terminata la fissa, ho avuto il mio scontro con la realtà ed è rimasto invece la parte utile, quindi l'importanza comunque di essere organizzati, l'importanza di avere delle buone abitudini, ed è una cosa che io cerco di implementare nella mia vita. Le buone abitudini e la produttività non è una roba che ce l'hai e rimane là per sempre, è una roba che in costante allenamento, specialmente io che ho una vita che cambia spesso, sono in costante ricerca di una routine produttiva, di buone abitudini, eccetera eccetera. Devo dire comunque che adesso sono abbastanza produttivo, semplicemente il mio tempo è più diviso, anzi io penso di essere molto più organizzato rispetto al passato. Mentre prima avevo solamente una cosa da fare, che è YouTube, adesso ne ho tante di più. L'alimentazione è la cosa in cui riesco meno. Sto cercando di scrollarmi di dosso un po' quell'immagine di Marcello perfetto, Marcello produttivo, Marcello finanza, soldi, eccetera eccetera, perché viene associata anche alle cose negative, l'ossessione per la produttività, il cercare di fare soldi per l'obiettivo di fare soldi, basta, senza nient'altro, no? Tutte quelle cose che io non mi ci ritrovo più, però vengono associate ancora magari all'argomento di cui parlo, quindi un interesse alla finanza uguale sei un guru della, no? Invece uno può essere tante cose senza necessariamente essere una macchietta. E quindi tu adesso qual è il tuo sistema? Cosa fai durante la giornata per organizzarti? La prima cosa che faccio è vedere il mio calendar, dove ci sono gli impegni imminenti, e dopodiché tutta la mia vita è organizzata su Notion. Notion è un programma che ho scoperto nel 2019. Il mio Notion è diviso in due: la mia parte sul lavoro, che si chiama ufficio, e la mia parte della mia vita, che si chiama casa. Nella mia vita ho per esempio il mio classico habit tracker, dove segno le abitudini che faccio e che non faccio. Ho il mio diario personale, la mia agenda con i miei impegni, con le cose che devo fare, divise per argomento, quindi tutti i miei impegni riguardanti YouTube, tutti i miei impegni riguardanti Flatmates, tutti i miei impegni riguardanti Tube Mastery, il mio corso online. E poi invece ho la parte di lavoro, la mia paginetta dedicata a YouTube e la mia paginetta dedicata a Flatmates con tutti quanti i progetti eccetera eccetera, la mia paginetta dedicata a Tube Mastery. Ho tutta una serie di impegni divise in questi vari progetti che io cerco di infilare nei buchi di tempo che ho libero quando non faccio chiamate. Gli impegni più urgenti o più importanti li infilo nel mio calendario e poi li faccio quando necessario. Notion penso che sia un programma pazzesco, quindi è tutto organizzato là, ci sono segnati tutti i miei progetti, è il mio secondo cervello, è tutto là. Parliamo un secondo della pandemia invece. Il tuo canale è completamente cambiato proprio perché hai smesso di viaggiare, hai aperto la tua agenzia, forse non l'avresti neanche aperta se non avessi smesso di viaggiare. Come sei cambiato? Cosa penserebbe il Marcello pre-pandemia del Marcello di adesso? Ma il problema è che il Marcello pre-Covid pensava di essere invincibile, c'erano tanti aspetti di sé che ancora non coltivava, la parte introspettiva delle emozioni, dei rapporti interpersonali, la parte psicologica, era
erano tutte cose che io davo per scontato e davo per scontato di essere a posto su quello, dire boh, io sono felice, sono contento, quindi non ho bisogno di una psicologa, non ho bisogno di coltivare chissà quali relazioni personali, non so cosa sia stato dovuto al Covid e cosa sia stato dovuto alle relazioni nella mia vita che mi hanno fatto crescere. Sono state esattamente in contemporanea, quindi il 2020 e il 2021 sono i due anni di forte crescita per me e anche quindi molto difficili. E Marcello pre-Covid sarebbe deluso da come ho gestito la pandemia, perché mi sono lasciato molto destabilizzare. L'ho raccontato più volte, sono stato preso in contropiede perché stavo viaggiando, sono stato preso in contropiede perché sono un inguaribile ottimista e quindi pensavo che saremmo ricominciati a viaggiare subito, quindi non mi sono creato un piano B. Però sarebbe anche fiero di me per come ho gestito Flatmates, per esempio. Se avessi chiesto a me appunto di 3-4 anni fa come sarebbe stato aprire la mia agenzia, cosa che già volevo fare al tempo, sapevo che sarebbe stato un bagno di sangue. E invece devo dire, sebbene sia stato molto impegnativo, l'abbiamo gestita bene. Sarebbe molto fiero di vedere comunque dove sono arrivato dal punto di vista professionale. Mi direbbe probabilmente quello che mi dico anch'io tuttora adesso, cioè non perdere il focus da YouTube, trovare un modo di organizzarmi che sia perfetto per fare entrambe le cose. L'unico modo per riuscirci bene è gestire bene il mio team. Riuscirò a fare più cose, tutte fatte bene. Quello è l'obiettivo. Belle domande. Belle, mi sono piaciute. Comunque direi che mo me ne vado a pranzare e sì. Sì, no, mi è piaciuto. Che fai, mo dove vai? No, ma cioè io torno qua perché non ho una casa. Non vuoi niente, la vuoi tanto. Ah, va bene. Solo un piacere. Ciao. Ciao.